abbiamo l'esodo. Sono presidente della commissione lavoro della UE. Non conosco l'italiano e non capisco niente di quello che c'è scritto qui. Sto solo leggendo parole che ha scritto per me un traduttore. Ciao, sono il traduttore. Me chiamo Achebe e ora prendiamo per il culo questo faccia da cane. Tanto lui non capisce l'italiano. Ora, per non farlo insospettire, fate un applauso al mio tre. Uno, due, tre. Visto che faccia le canne non capisce l'italiano e mi paga poco, ora gli faccio uno scherzo. Gli appago tutte le parole e lo faccio morire soffocato. Sentite qua. Come si sente con tutte le parole attaccate? Forse non ha più fiato e vorrebbe respirare, ma non gli ho messo neanche uno spazio, quindi tra poco faccia da cane e suo poca. Gli è andata bene che gli ho messo uno spazio, ma ora faccio un po' lo stronzo e non gli metto uno spazio fino a quando non gli diventano viola le orecchie e si gonfiano le vene del culo come una melanzana. È ancora vivo. Basta così, se no muore e non mi paga. I discorsi dei politici sono sempre noiosi, quindi questa sera con faccia da cane si canta un po'. Gli farò leggere l'inizio delle canzoni famose. Continuate con il corretto. Se gli faccio dire che confusione, voi risponderete in coro: sarà perché ti amo. Vedrete che dopo il corretto lui non capisce e fa la faccia di cane. Tutto chiaro? Facciamo una prova. Che confusione! Sarà perché ti amo. Ha fatto la faccia da cane? Bravi! Ora fatevi questa, non restare chiuso qui! Pensiero! Potete farne meglio! Allora mi gioco un classico, zucchero! Fate un bel coro! Il mare impetuoso al tramonto!
prende na dve stelle. Avete fatto cagare. A questo punto del discorso originale, Faccia de Cane cominciava a parlare di agricoltura. E quindi lo facciamo contento. Nella vecchia fattoria, quante bestie a ziotopia! C'è la mucca! Forza, fate tutte quante la mucca, non mi deludete! Pronti via! C'è la mucca! 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 Ecco, ora faccio il cane, si è insospettito! Quindi fategli un applauso al mio tre. Uno, due, tre. Siamo alla fine. E Faccia de Cane si aspetta un bel applauso conclusivo. Bene, facciamoglielo, ma fatelo durare tanto. Lui uscirà, ma sarà costretto dal vostro applauso a tornare. Quando torna, smettete di colpo appena si ferma al centro e lasciatelo lì, come un coglione. Uscirà nel silenzio. Tutto chiaro? Applausino lungo e stop quando torna e si ferma al centro. Così impara a pagarne poco. Bene, grazie a tutti da Achille e ricordatevi che nella vita l'importante è divertirsi e limonare duro. Ciao!